Terminiamo lo studio di questo file analizzando il batticulo, il classico gioco per bambini che è un'asta fulcrata vincolata al centro. I due bambini sono rappresentati da questi due mattoni e questi sono i loro pesi. L'asta sta in equilibrio oppure ruota in senso orario e antiorario in base ai momenti torcenti. Questo è il momento torcente esercitato dal bambino di sinistra, dal suo peso, e questo è il momento torcente esercitato dal peso del bambino di destra. Sappiamo che questo esce, questo entra. Se questi due momenti torcenti sono uguali o opposti, l'asta non ruota. Se invece vince M1, l'asta ruota in senso antiorario. Se vince M2, l'asta ruota in senso orario. Quindi il batticulo può ruotare anche in senso orario, cioè dalla parte della forza più debole, perché la forza più debole può compensare la sua debolezza con un grande braccio, con una grande distanza dal fulcro. Naturalmente, come sappiamo, c'è anche la forza vincolare, oltre ai due pesi, che appunto equilibra questi due pesi. Quindi la forza vincolare è la somma dei due pesi. Se poi consideriamo anche il peso dell'asta, che c'è anche lui, quindi la forza vincolare deve controbilanciare tre forze rivolte verso il basso, che sono i due pesi F1 e F2 e il peso dell'asta, qui indicato con P, applicato nel baricentro. In questo caso particolare abbiamo detto che il fulcro coincide con il baricentro e quindi la forza peso non fa momento torcente, perché essendo applicata nel fulcro il suo braccio è nullo. Però nel caso più generale noi possiamo anche vincolare l'asta in un punto, il fulcro, che è diverso dal baricentro. Quindi in questo caso il peso dell'asta anche lui esercita un momento torcente non nullo, perché ha un braccio che non è zero. In questo caso il momento torcente della forza peso dell'asta è un vettore uscente, perché il peso dell'asta cerca di far ruotare l'asta, il batticulo, in senso antiorario. Quindi abbiamo due momenti torcenti che escono, M1 e MP, e sono associati alle due forze F1 e forza peso P. Infatti queste due forze cercano di far ruotare l'asta in senso antiorario, quindi i loro momenti torcenti escono dal foglio. Dall'altra parte del fulcro abbiamo la forza F2 che invece cerca di far ruotare l'asta in senso orario e quindi il suo momento torcente entra. Poi abbiamo la forza vincolare che equilibra queste tre forze, quindi è la somma di F1, F2 e P. E come al solito la forza vincolare non fa mai il momento torcente, perché è applicata nel fulcro e quindi non ha braccio, il suo braccio è nullo. Come sempre la forza vincolare assicura che la forza totale sia zero, infatti abbiamo detto che controbilancia le altre tre forze, e il batticulo sarà in equilibrio oppure no in base al valore del momento torcente totale, che è la somma vettoriale di questi tre momenti torcenti. Somma vettoriale vuol dire che M1 e MP vanno sommati tra loro, in quanto sono diretti tutte e due nello stesso verso, cioè uscenti dal foglio. E M2, se riesce ad equilibrare questi due momenti torcenti, quindi se M2 è uguale alla somma di M1 e MP, l'asta sta in equilibrio. Se M2 ha un valore minore della somma di M1 e MP, allora la somma M1 e MP vince su M2 e quindi questi due momenti torcenti fanno ruotare l'asta in senso antiorario. Se invece M2 batte la somma di questi due momenti torcenti M1 e MP, allora l'asta ruota in senso orario.